Ma scusi, guardi che c'è un dato che ha sottolineato adesso il collega della Lega, ma un dato eclatante, cioè il decreto Monti ha dimezzato gli stipendi dei consiglieri regionali. Io credo di aver partecipato a non so più quante trasmissioni dove uno dei temi veri era voi guadagnate troppo e quindi dovete mettervi nelle stesse condizioni. Attualmente un consigliere regionale guadagna, credo, come un impiegato di banca di medio-alto Ma non livello. ancora, No, non è da ancora stato adesso, recepito. Sì, vabbè, adesso Sì, è una delle prime cose che faremo come scusami, consiglio. questa legislatura, Certo. ecco, adesso Guarda che guadagna, arriva. guadagna quanto un impiegato di banca, per fare un esempio banalissimo, di 6.000 euro mensili. 6.000 euro mensili. Massimo, questo è il Allora, massimo. questo per dirla, ma, Comprensivo di sì, ma tutto. per dire comunque sia che dall'altra parte voi avete la condizione di uno come Profumo che è andato via da Unicredit con 40 milioni di buona uscita, 40 milioni di buona uscita, viene riproposto al Monte dei Paschi di Siena, ma nessuno tra coloro che telefonano, come dire, parte l'idea di dire, d'accordissimo no, ma con parte lei. l'idea di dire, beh, insomma, forse c'è qualcosa che non funziona nel sistema dei tecnocrati, che sono molti, ma molti di più dei politici, che governano il sistema Ma finanziario di uno questo ha visto quello paese. che è successo in Svizzera con No, un ma l'ho visto referendum benissimo, che... ci stavo per arrivare, che un paese che dista da noi 50 km si mette invece nelle condizioni, dopo che un signore che aveva fatto delle forniture a una banca e che non era stato pagato, che aveva, a una banca, chiedo scusa, a una compagnia aerea che non era stato pagato e che poi si ritrovava il manager di quella compagnia retribuito con 12 milioni di franchi di bonus, e questo signore in un paese civile a 50 km da noi decide di fare una proposta di legge di iniziativa popolare e lì si dice bene, allora sono le assemblee dei soci a decidere qual è lo stipendio e i bonus dei manager, non più i consigli di amministrazione, cioè sono i soci nella globalità che fanno questo. Mi sembra un grandissimo esempio di democrazia. Qui il sistema finanziario Ma noi è già... così ramificato, è così protetto, che diventa Vabbè, no. impermeabile a A questo qualsiasi punto già critica, a non c'è qualsiasi più nulla. modifica. Guardate che ieri c'era un bellissimo articolo sul Corriere che citava un signore che era il consulente dell'ex ministro delle Finanze che aveva tre incarichi, professore universitario a 180.000 euro, consulente a 90.000 e rappresentante in un altro ente a circa 150.000. Due di questi incarichi per legge non avrebbe potuto averli, eppure hanno creato le condizioni perché continuasse a averlo. Questo era un burocrate, non era qualcuno che si presentava Paolo, con la propria faccia guarda che per ti prendere i faccio voti. l'elenchino di chi anche nel tuo partito ha Sì, ma 30.000 guarda, incarichi, eh no? Facciamo l'elenchino, possiamo fare una prossima cosa, volta facciamo la commissione apposta. semplicissima. Se No, ma vuoi, continuiamo pure con questo assalto alla no, non va politica, bene. che non è il bene della No, non va democrazia, bene. per quanto mi Non va bene, riguarda, però che non è. cominciamo a far pulizia all'interno dei propri Ma sono partiti, perché d'accordo, altrimenti, ma sono cioè, assolutamente. altrimenti Oh, sono Gesù mio, petizioni di principio sacrosante, Gesù mio, ti sto ma è un po' dicendo, la... però, quello che ho detto prima alla ti Lega, sto insomma. dicendo che sono assolutamente d'accordo, ma per evitare che poi dall'altra parte ci sia semplicemente l'accanimento, io credo a volte anche gratuito, contro la politica, che può avere